One Piece World Seeker è il primissimo videogioco open world targato Bandai Namco, la omonima casa produttrice del videogioco mobile che sono solito portare sul canale. L'uscita del gioco è prevista per l'anno prossimo, non abbiamo ancora una data ufficiale per la release, che avverrà sia su console che su PC. La demo che mi è stata data a riprovare è stata davvero molto molto breve, della durata inferiore di 10 minuti, quindi questo video si baserà principalmente sulle impressioni che ho avuto giocando per questo breve lasso di tempo. Premetto che potrebbe essere mia curiosità provarlo una volta uscito e che mi piacerebbe molto giocarlo in live insieme a voi, per vedere effettivamente se il team riuscirà o meno a cambiare quelle che secondo me sono le evidenti pecche del gioco. Quindi ora, senza ulteriori indugi, andiamo a vedere insieme One Piece World Seeker. La nostra avventura action si svolge su un'isola chiamata Prison Island, precedentemente nota come Jewel Island, è diventata la sede di un'importante prigione della Marina. L'isola è inoltre caratterizzata da ambienti molto diversi fra loro, da ambienti urbani super moderni, che, a mio avviso, risultano un po' stonare con le classiche ambientazioni presenti nell'opera del Sensei Oda, e poi passa a vergini panorami naturali. Il tipo di grafica che caratterizza questo gioco risulta simile a quella già precedentemente utilizzata in One Piece Pirate Wars 3, con le dovute migliorie, si intende, ma di certo non fa gridare al miracolo. Una grossa differenza si nota però all'impatto visivo. I colori utilizzati per le texture sono molto più accesi e luminosi e la loro sgargianza non passa di certo inosservata. Nel gameplay che mi è stato dato di giocare ho potuto visitare solo una piccolissima porzione di mappa, più precisamente locata nei pressi di una miniera di montagna. Devo dire che mi è sembrato abbastanza spoglio come ambiente, con nemici fotocopiati, presi e gettati in ogni angolo. La varietà dei nemici che ho potuto vedere è stata la cosa che però mi ha più spaventato. Il motivo è molto semplice, ho combattuto solo con tre tipi di nemici. Marine, con diverse casacche di diversi colori, che brandivano diverse armi, scudi, eccetera, il pacifista e Akainu, che sarebbe il boss della demo, diciamo. E fine, basta. Però non ho avuto modo di giocare contro altri nemici. Spero che sistemino davvero questo grosso problema ponendo per esempio incontri random con personaggi della marina più importanti, pirati o comunque personaggi più stimolanti da affrontare che non semplici marine. Gli stili di gioco con cui è possibile affrontare il gameplay sono vari, è infatti possibile anche provare una modalità stealth con il supporto di oggetti per camuffarsi come per esempio i barili o dell'Observation Hack che ci consentirà di scansionare la mappa come stessimo usando un paio di occhiali a infrarossi. Inoltre sarà possibile eliminare istantaneamente i nemici se riusciremo ad approcciarli in maniera stealth. Per spostarci lungo la mappa ci sarà la possibilità di sfruttare l'allungamento del braccio di Luffy, che potrà arrampicarsi su appositi appigli o usarlo per approcciarsi velocemente ai nemici. Spero vivamente che la mappa sia piena di appigli per sfruttare appieno questa funzione, vista la lentezza e l'imprecisione dei movimenti, che è il nostro buon Luffy in questo titolo, che va purtroppo anche a ripercuotersi nei combattimenti, rendendo davvero difficile l'utilizzo corretto delle varie mosse speciali, come per esempio il Red Hawk. Esiste inoltre un sistema di punti che si guadagnano sulla base del nemico che viene affrontato. Non mi è tuttavia chiara la loro funzione, così come non mi è del tutto chiaro l'utilizzo dei vari strumenti raccoglibili nella mappa sotto forma di pallini luminosi o contenuti in forzieri. Nella demo non viene infatti approfondito più di tanto, ma questo può risultare normale dato il breve tempo lasciato a disposizione dei giocatori. Il boss della demo è niente proprio di meno che Akainu in persona. La battaglia durerà diverso tempo e se posso esprimere il mio parere personale riguardo, mi ha annoiato a morte. Le battaglie sono totalmente prive di coinvolgimento, sia dal punto di vista di gioco, in quanto risultano piatte e ripetitive, sia dal punto di vista emotivo, in quanto non sono in grado di ricordare un avvenimento accaduto originariamente nel manga, quindi diciamo che non c'è lo stesso grado di coinvolgimento. Questi sono i miei pareri personali su World Seeker. In sostanza, se proprio volessi fare un sunto, è un gioco allo stato embrionale, privo di scintille di genialità e che a mio avviso finirà ad annoiare il giocatore in brevissimo tempo, come è riuscito a fare con me in soli 10 minuti di gioco, a meno che non abbiano qualche lampo di genio finale che riesca a portare questo videogioco ad una, diciamo, situazione totalmente diversa rispetto a quella che è adesso. E c'è tempo per farlo e per migliorarlo, spero che la Bandai comunque decida di non pubblicarlo così come l'ho provato io e che si accorga degli errori, decida piuttosto di posticipare l'uscita del gioco. Quindi ragazzi, questo è tutto quello che ho da dire. Spero che il video vi sia piaciuto e noi come al solito ci ribecchiamo ad un prossimo video.